Domani mattina io mi vedrò con il dirigente dello Spezia Calcio, devono presentare una scia sulla base alla quale inizieranno i lavori di demolizione della curva piscina e poi la costruzione. Chiaramente c'è un cronoprogramma che lo Spezia Calcio ha fatto, ha aggiornato in questi giorni, domani avremo quello definitivo, speriamo che sostanzialmente entro i primi 20 giorni di settembre sia tutto pronto per quanto riguarda questa prima parte di lavori. Grazie al studio che noi abbiamo fatto fare il giorno stesso della promozione in Serie A, inizieranno i lavori che sostanzialmente saranno finanziati indirettamente dal comune, come avevamo messo in bilancio, come avevamo messo in programma. Poi è chiaro che ho fatto un accordo importante per il comune, che sostanzialmente lo Spezia Calcio anticipa temporaneamente queste risorse e poi con modalità legate alla concessione saranno di fatto restituiti negli anni. Adesso iniziamo i lavori con il progetto studio di fattibilità di Don't Stop, quindi inizieranno loro i lavori, li realizzeranno per quanto riguarda la curva piscina. Nel frattempo hanno affidato l'incarico per un progetto definitivo, quindi esecutivo, per quanto riguarda tutto il resto e lì discuteremo con lo Spezia Calcio i dettagli per quanto riguarda la concessione in base chiaramente alle necessità e alle, diciamo, necessità tecniche, economiche e finanziarie legate all'operazione che, come voi sapete, è un'operazione che, come ho sempre detto, fatta da un ente pubblico dovendo rispettare, pagare l'IVA al 22% e dovendo rispettare il prezzario regionale delle opere pubbliche che sostanzialmente sono circa il 30% più dei prezzi di mercato, quindi con un investimento che è la metà di quello che avevamo previsto noi, come poc'anzi detto, e con il finanziamento chiaramente del comune. Di una parte degli stessi negli anni, nei 3 anni, 4 anni previsti, mi sembra tre, sicuramente tutto sarà realizzato al meglio e quindi sarà anche regolamentata la concessione o il diritto di superficie o quant'altro lo Spezia vorrà discutere. Lo Spezia dovrebbe poter giocare in casa indicativamente l'ultima partita di settembre. Io spero di sì, però per essere realistici, obiettivamente penso che questa sia una data abbastanza concreta e raggiungibile.